Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 26.504 punti. Al contrario, lieve aumento per il Nasdaq 100, che si porta a 7.667,74 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225, più 0,6%, come l'indice cinese, 1,38%. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a meno 0,19%. Piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,53%. Seduto senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,67%. In buona evidenza a Milano il comparto materie prime, con un più 1,17% sul precedente. Apprezzabile rialzo per Tenaris, in guadagno dell'1,22% sui valori precedenti. È previsto domani dall'Unione Europea l'annuncio sia del PMI composito, che del PMI manifatturiero. Stamattina è in programma il dato sulle vendite al dettaglio del Regno Unito. È previsto sempre questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio del Philly Fed,